Welcome to the virtual edition of Italian Language and Culture Day here at Montclair State University. I'm Mark Rotella, and I'm the director of the Coccia Institute for the Italian Experience in America. I'm sure it's not a surprise to know that we, the Coccia Institute and the Italian Teachers Association of New Jersey, are not able to host this annual event live this year due to the pandemic. The pandemic, however, didn't stop the students from participating. They created their own videos and submitted them to the Itanje judges. Instead of a live event, we have collected videos of the award winners and are presenting them to you here. Elisa Coccia, president of the Coccia Foundation, was not able to attend, but instead has sent this letter of congratulations, which I will read. On behalf of the Coccia Foundation, I would like to offer our warmest congratulations to the three winners of our signature program, Italian Language and Culture Day, with our esteemed partners at the Italian Teachers Association of New Jersey, Itanje. Special thanks to everyone who made this video possible. We miss seeing the performances in person this year. However, the videos were well done. Congratulations to all the winners. Looking forward to seeing everyone in person next year. Ciao for now, Elisa Coccia. I myself was very pleased to watch the videos of the winners, and given the circumstances of doing a virtual submission, these students went above and beyond to deliver creative videos that truly highlight the beauty of connecting with Italian language and culture. Congratulazioni a tutti. And now to announce the winners is the president of Itanje, Silvana Berardo. In previous years, I would probably be speaking to all of you live from the conference center on campus with a room full of energetic middle school and high school students getting ready to put on a show to celebrate all that they're learning in their Italian classes after months of preparation. But rather than cancel that event, Itanje came up with a different event. This year, the traditional Italian Language and Culture Day turned into a virtually Italian theme. Before congratulating the winners, though, I'd like to take a moment to thank the amazing organizing committee chaired by board members Anna Ranieri and Marcella Clatworthy. Additionally, Phyllis Pizzolato for organizing the judging committee. And a special thank you to the judging committee. In addition, on behalf of Itanje, thank you to Mark Rotella, the current director of the Coccia Institute, and Elisa Coccia and the Coccia Foundation for their generous contribution to the monetary awards. As always, we look forward to our continued collaboration on this great event, which we hope to return to a live event in 2022. Congratulations to all the students and their teachers who participated in this year's event. The winners of this year's virtually Italian competition are in third place, St. Peter's Prep High School, led by Italian teacher, Rosalie Romano. Our second place winner, Red Bank Regional High School, with Italian teacher, Federica Cesaretti Proietti. And our first place winner this year is the Frank Ciccarelle Academy at Elizabeth High School, with Italian teacher Guido Morsella. Once again, great job on all of your hard work in what has certainly been a very challenging year for all teachers and all students. Thank you. Buongiorno, io e gli amici abbiamo deciso di tornare al passato e trovare i protagonisti delle scenette di Italian Language and Culture Day. Questa idea ci è venuta dal nostro video di Natale, Back to Premise, quando sono tornati gli ex alunni come protagonisti. Facciamo un viaggio nel passato. Ecco Carmine nella canzone italiana. Canta ancora? Ecco il signor Dolce in cerca di. Aiuta ancora gli americani a trovare la dolce vita? Ecco Nick in un viaggio nel tempo con Dante Alighieri. Nick si trova ancora in inferno? Ecco la statua di libertà in cielo una volta. Continua a salutare gli immigranti italiani? Andiamo a vedere. Buon pomeriggio, Carmine, e benvenuto a Zoom. Spero che tu stai bene in mezzo a questa pandemia. Secondo te, perché ai tuoi paesani piace essere italiani?
Ciao Matteo. Primi i tempi erano molto difficili durante la crisi. Prima l'economia era male e poi il nostro primo ministro Berlusconi era fastidioso. Ma ci sono molte cose per essere orgoglioso del nostro paese. Sì, sì. Oggigiorno stiamo vivendo un tempo simile. Ho visto che eri sempre un ottimista. Chi può dare consigli per stare positivi durante la pandemia? Ovviamente. Senti, Matteo, anche se i tempi sono difficili, credo che verremo fuori da questa tristezza. A qualunque costo, come cantavamo allora, il cielo è sempre più blu. Ci credo ancora e siamo grati per questo. Benissimo. È stato un piacere conoscerti. In bocca al lupo. Crepi lupo. Ciao. Buonasera, signor Mocello Dolce. Come sta? Ho sentito che le parla sempre di come vivere la bella vita nell'Italia. Come la dolce vita in questo momento? Ah, ciao Joaquin, sono grande. Sì, io parlo sempre della bella o dolce vita in Italia. La bella vita in questo momento soffre un po' a causa della pandemia, ma il dolce della dolce vita è sempre presente. Joaquin, sai che cos'è la dolce vita? Oh, so che fare la passeggiata con amici è la dolce vita. Anche so che New Jersey non ha monumenti come la Sicilia o Roma, come il suo amico, signor Federico Vita. Ah, Federico, lui è un po' di un chiacchierone, sempre parla dei hot dog, ma io sono ancora amici con signor Federico Vita e facciamo ancora lezione anche su TED Talk di come vivere la dolce vita in Italia, tutto il mondo. Molte persone non conoscono la dolce vita. Spero che le nostre lezioni mostrino alla gente quanto è divertente. Finalmente il New Jersey potrebbe usare la dolce vita in questo momento. Portaci lo spirito italiano? Lo farò. Una volta che tutto è finito, faremo festa in stile italiano. Federico ed io porteremo la dolce vita in Italia negli Stati Uniti. Cominciamo con un bel aperitivo, sempre un Aperol Spritz. Aspetta, quanti anni hai? Va bene in Italia, ma... E dopo, un bel antipasto, un po' di pasta, carne... Oh, tiriamo su, amici, e sì! Finiamo con una bella passeggiata. Faremo festa insieme. Grazie. È stato un piacere conoscerla, signor Dolce. In bocca al lupo. Crepi lupo, Ciao, Nicola. Come stai oggi? Ho sentito che Dante ti ha messo nell'inferno per non avere seguito il codice di abbigliamento alla nostra scuola. Perché non hai rispettato le regole? Ciao Rishi, sì, è vero, sono stato nell'inferno di Dante durante i miei anni a prep perché ho indossato una felpa, avevo molto freddo. Sì, capisco la tua frustrazione anche io. Spesso non voglio portare la giacca e cravatta. Ma come ti sentivi mettere Ellie nell'inferno? Stavo male, facevo troppo caldo e non volevo più indossare la mia felpa. Finalmente, Nicola, dopo il tuo tempo difficile nell'inferno, come sei uscito? Sono uscito dal cerchio grazie alla mia ragazza Laura da Palermo che mi ha insegnato come vestirmi bene. Guardami. Grazie, Laura. Fai sempre una bella figura. E che cosa fai adesso? Dopo aver visto le persone che erano nel cerchio, sono voluto diventare un medico. Tutte le persone nell'inferno sono malate e malvagie. Adesso io frequento la scuola di medicina e voglio insegnargli di non commettere il peccato di non seguire i codici di abbigliamento della scuola. Ecco la mia nuova divisa che ho guadagnato dopo prep. È molto più bello della felpa. È stato un piacere conoscerti. In bocca al lupo. Crepi. Ciao, signora Libertà. È da tanto tempo che non ci vediamo. Io vedo una foto tua del 2016.
Come ti sei sentito quando molti immigranti sono arrivati dall'Italia a Ellis Island? Ciao Gabriele, sì, questa è una foto mia. È stato molto tempo che non vedo gli immigrati passare, allora mi sentivo felice. Gli italiani hanno portato in America personalità amichevole, buon cibo e un orgoglio per la loro cultura. Sfortunatamente, Covid-19 ha anche impedito i turisti a visitare qui. Ho anche osservato che il tuo abito è un po' arrugginito. Forse un po' di moda milanese può aiutarti? È sempre stato il vestito che ho usato per 150 anni. Non sono capace di cambiare i vestiti. Voglio essere lo stesso simbolo per gli italiani in questo tempo che sono stato per gli italiani tanti anni fa. Grazie. Finalmente, signore Libertà, non è più comune che gli immigrati italiani arrivino in barca all'isola di Ellis. Negli ultimi 70 anni, gli italiani sono arrivati in America in aeroplano. È difficile salutarli quando loro sono molto alti nel cielo. Questo è stato un problema perché la mia testa non si muove e vedo solo il mare. Però la mia torcia è abbastanza luminosa per raggiungere tutti che desiderano entrare in America. Oggi parleremo di architettura famosa in Italia. Il Teatro Farnese è un teatro nella città di Parma in Italia. Il teatro è costruito nel 1618 ed è in parte del Palazzo della Pilota. Era il primo teatro con un arco di bocca scena nel mondo. Qui puoi vedere l'arco di bocca scena. Il pavimento del teatro che vedi qui è usato per ballare e processione reale. Il teatro è un esempio dell'architettura barocca in Italia nel XVII secolo ed il teatro ha progettato di Giovanni Battista Aliotti. Ciao, oggi vi parlerò del Colosseo. Il Colosseo si trova nel centro archeologico di Roma. Molti visitatori e turisti vanno al Colosseo quando visitano Roma, sono attratti della sua architettura e della sua storia. È stato costruito nel primo secolo d.C. e ci sono 4 livelli e gli ultimi 3 livelli hanno 80 archi ogni. Il Colosseo è una delle più grandi imprese dell'architettura romana mai costruite. È il più grande anfiteatro romano del mondo. L'edificio era e rimane ancora oggi un spettacolo in se stesso. In il nord d'Italia, nella città di moda e stile, Milano, c'è un Duomo antico. Il Duomo di Milano è un capolavoro di architettura gotica. La costruzione per il Duomo cominciava nel XIV secolo. Il proteggio durava 6 secoli. Il gotico stile di architettura ha molte qualità. Le qualità includono marmo, guglie molto alte, e contrafforte. Le qualità e dimensione grande fanno il Duomo speciale. L'interno per il Duomo ha vetrata colorata e un soffritto ai chieli. Il Duomo di Milano è un monumento speciale di Italia. Buon
Buonasera e bentrovati, benvenuti a Che Tempo Che Fa. Sono Fabio Fazio, con me abbiamo la Filippa Lagerbach, co-presentatrice. Stasera abbiamo con noi nel nostro pubblico ospiti da New Jersey, grazie alla Coccia Foundation, alla Montclair e Ethan J. Benvenuti Montclair, sono Filippa Lagerbach e nel nostro talk show oggi faremo conversazioni con grandi ospiti nazionali, internazionali e momenti di intrattenimento. Fabio presenterà questi ospiti e faremo un'intervista divertente e informativa. Detto questo, allo spettacolo! Ora presentiamo il primo onorevole Giuseppe Conte. Grazie, grazie. È un piacere essere qui con voi. Vorrei iniziare lodando il suo lavoro da primo ministro senza la esperienza politica. Ho provato di fare il mio migliore per l'Italia senza l'aiuto dell'altri. Signore Conte, durante la pandemia sono morti più di 85.000 italiani. Molti hanno criticato le sue dimissioni. Crede che il nuovo primo ministro possa aiutare a risolvere questo problema? Prima di tutto offro le mie condoglianze e della famiglia italiana, ma sì credo che il nuovo ministro possa salvare l'Italia. Questo non è la prima volta che l'onorario Draghi salva l'Italia. Mi fido di lui e delle sue capacità. Grazie di essere venuto. Qui per condividere la loro esperienza di Sanremo è un'artista famosa. Le vinse la sezione di Nuovo Arrivo di Sanremo 2009 con la sua canzone Sincerità. Signore e signori, benvenuta Arisa. Grazie per l'invito. Si figuri, grazie per essere venuta. Potrebbe parlarci un po' di lei? Ma dai, diamoci del tu. Senz'altro. Bene, mi chiamo Rosalba Pippa. Alcuni di voi potrebbero conoscermi come Arisa. Sono una cantante e attrice. La mia carriera è iniziata davvero dopo aver partecipato a Sanremo 2009, nella sezione di Nuovo Arrivo, e da allora ho pubblicato molte canzoni e album. Sanremo sta subendo tanti cambiamenti. Come ha fatto a superare questi cambiamenti? Sì, e lo è ancora. Sanremo ha fatto tanti turni di categoria. Avevano una categoria classica. Separavano uomini e donne. E nel 2009 c'era una categoria completamente virtuale realizzata sull'internet. Mi sono dovuta adattare. Il Festival di Sanremo è come un adolescente lunatico. È ancora in fase di sviluppo. Non sanno ancora cosa vuole essere. Ti sei esibita di nuovo quest'anno? Sì, anche se la pandemia ci ha impedito di vivere un'esperienza dal vivo. Abbiamo dovuto continuare. Lo spettacolo deve continuare. In questo momento la loro vittoria è un argomento controverso. Sì, però torniamo subito con i vincitori dopo questa breve pubblicità. Essere te e essere bellissima. Prada. Ciao, bentornati a tutti. Ora siamo giunto con i vincitori del Festival di Sanremo 2021. Maneskin. Ciao, e prima di tutto complimenti per la vostra vittoria. Come vi sentite? Ciao, grazie per avermi ospitato, mi sento estasiato. Che meraviglia, com'è stato gareggiare a Sanremo questo anno? Posso immaginare diverso da quello che avevi immaginato a causa dei cambiamenti del virus. Sono molto orgoglioso di quanto bene io e il mio gruppo abbiamo fatto. Devo ammettere che è stato strano iscriverci in un festival tan grande senza un pubblico, in persona. Ma è stato meraviglioso iscriverci per Sanremo, soprattutto con la vittoria. Dire che lo spettacolo di tutti è stata fantastica. E la vostra canzone è vincente, Zitti e Buoni, di cosa parla? Grazie, grazie. Zitti e Buoni è fare tesoro della propria unicità. Preservarla e crederla fino all'estremo, abbracciandosi totalmente, anche se questo significa che qualcuno potrebbe essere scoraggiato o pensare che sei pazzo. Oh, che note! Congratulazioni ai vincitori di Sanremo 2021. Grazie al primo ministro e alla nostra ospite di onore, Arisa, per esserci qui con noi stasera su Che Tempo Che Fa. Questo anno è stato molto difficile a causa della pandemia. Grazie a tutti i nostri spettatori per la partecipazione allo spettacolo stasera. In bocca al lupo in questi momenti difficili. Un saluto a tutti voi e alle vostre famiglie. Grazie e buonanotte.